Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un make-up, infatti già sto iniziando, ma mi sono dimenticata di accendere il microfono e di fare altre cose, quindi... Allora, voglio fare un make-up perché devo sostanzialmente uscire, devo andare a vedere una cosa, una brum brum... E quindi mi volevo sistemare un pochettino e volevo utilizzare di nuovo, anche se credo che già voi avete visto il video, volevo utilizzare di nuovo le palettine di Astra. Allora, volevo fare sinceramente un trucco autunnale perché fuori c'è un po' un'aria tipo che vuole piovere, non lo so. Quest'aria così un pochettino pesante, però si sta morendo letteralmente dal caldo. Infatti io ho l'amico Tore qui, perché sinceramente non si ci può... cioè, fa troppo caldo. Allora, metterò questo qui marroncino nella piega. Sinceramente sta facendo caldo, sì, però... credevo che un pochettino la situazione si sistemava... cioè che va bene che non faceva tutto, diciamo, il freddo perché facciamo le temperature piano piano, no? Gradualmente, quelle quattro stagioni che di norma esistono, sarebbe bello viverle in modo particolare, perché spesso capita che dall'estate passiamo subito all'inverno, dall'inverno passiamo subito all'estate, quindi la graduazione non c'è più. Invece è bello che piano piano inizi a fare un po' di freschetto, poi freddo. Invece ancora fa caldo, no che non mi dispiace, però avendo la calza un pochettino di fastidio me lo dà. Preferisco di più la parte, diciamo, autunno-inverno, perché con la calza il fastidio è di meno, diciamo. Allora, io lo lascerei così, metterei soltanto il panna nella parte di sopra per sfumare il tutto. Sono colori tenui, molto molto belli come colore. Adesso metterò lo 06. Nella parte interna e nella parte esterna. Ovviamente sono delle prove che sto facendo, spero che questo make up mi viene bene, ovviamente, perché è la prima volta che lo faccio, quindi non vi so dire se mi piace, non mi piace, se viene bene, non viene bene. Allora, iniziamo. Ovviamente dobbiamo vedere se il colore rimane così com'è. E poi metto al centro lo 03. Io non l'ho mai utilizzato, quindi non so come sinceramente si comportano questi ombretti, perché è giusto che ve lo dico. Perché non avendo mai avuto la possibilità di utilizzarli, non lo so che tenuta hanno. Io li porto proprio dove c'ho, diciamo, la chiusura dell'occhio, proprio per avere la possibilità, vedete quando aprite, che il colore arrivi fino in fondo. Se vi viene bene, tirate un pochettino l'occhio. Io credo che debba asciugarsi un pochettino, perché ovviamente lo sento umido. Quindi si asciuga un pochettino e nel frattempo metto lo 03 all'interno, direttamente con l'applicatore. Sfumiamo i due colori per non far vedere, diciamo, il distacco.
poi, visto che c'è del verde, io metterei un po' di verde scuro proprio alla fine dell'occhio, per, diciamo, unire i due colori. Metto proprio il verde, quello più scuro. Poi si sfuma. Poi continuo nel prendere di nuovo il marroncino. Prendo il marroncino e lo porto più sopra, proprio per dare più, diciamo, definizione all'occhio. Devo dire che è molto molto bello questo ombretto. Questa palettina mi sta piacendo tantissimo, la sto utilizzando tanto, devo dire la verità, mi sta piacendo. Allora, per quanto riguarda gli occhi, nella parte di sopra abbiamo finito. Metto il piegaciglia, cioè uso il piegaciglia. Come mascara utilizzo sempre questo qui di Astra, che mi sta piacendo tantissimo, quindi lo continuo a utilizzare. Allora, adesso vado a fare la base e ci vediamo dopo. Allora, per quanto riguarda la base, ho testato il fondotinta, ma credo che già il video sarà uscito. Ovviamente il video uscirà prima di questo. Ho testato il fondotinta, questo qui di Astra, quindi ci sarà un video apposito e in caso ve lo metterò poi nelle schede. Nelle schede. Allora, ho messo il fondotinta, poi ho messo la cipria, questa qui di Kiko, quella bianca, e adesso andremo a mettere il blush. Il blush andiamo a mettere. Allora, io voglio mettere questo qui. Mi piace molto questo colore. Sorrisino felce, inesioni. Allora, l'ho messo un colore naturale perché mi piace di più con l'abbinamento che ho fatto. E un po' mi ha macchiato qua sotto. Sono scesa. Quando scendete troppo. Qui lo stavo dimenticando. Mi sembrava strano questo make-up. Mi sono dimenticata di mettere il colore al di sotto. Anche se così è carino, però io sono abituata a mettere il colore di sotto, quindi andiamo a mettere il colore al di sotto. Allora, utilizzo sempre il marroncino che ho utilizzato poco fa. Poi il verde per aggiungerlo proprio all'attaccatura. Utilizzerò. È caduto qualche cosa? Sì, va bene. Utilizzerò il verde. Così verrà attaccato alla parte di sopra. Poi invece, come punto luce, io volevo prendere questo colorino qua. E poi aggiungere un po' di doratino, sarebbe questo qui nel mezzo, proprio per illuminare ancora di più. Devo dire che sono molto ma molto belli questi illuminanti di Astra. Mi piacciono. E poi sempre questo qui metteremo anche come illuminante.
Devo dire che mi piacciono veramente tanto. Allora, andiamo a fare le labbra. Allora, questo è il risultato finale. Ho sbagliato perché ho messo una matita, che adesso non vedo più. Comunque, ho sbagliato perché ho messo una matita, però mi dava troppo sul malva, quindi sul rosa, ma volevo delle labbra abbastanza nude da riprendere i colori, diciamo, messi sugli occhi. E quindi ho coperto tutto con la tinta labbra di Sephora. Ho coperto tutto con la tinta labbra di Sephora, la numero 77, e devo dire che con questo make-up ci sta da Dio, sinceramente mi piace tantissimo come sta con questo make-up. Ovviamente ditemi voi cosa ne pensate, se vi piace o non vi piace, e che abbinamento per quanto riguarda gli occhi vorreste, diciamo, sulle labbra. Io su per giù metto le stesse tonalità perché mi piace molto l'abbinamento, però ovviamente voi ditemi cosa ne pensate. Io aspetto con tanto affetto i vostri commenti perché mi piace tantissimo rispondere e vedere che siete molto attivi, quindi questa è una cosa che mi fa piacere. Per quanto riguarda questo video è tutto. Ovviamente, come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate e se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!